detto questo, noi abbiamo il primo ospite e siamo contenti che è con noi, lo ringraziamo, perché a Roma, la notizia di qualche giorno fa, il bilancio è stato bocciato da questo ufficio indipendente, cioè l'OREF, l'organo di revisione economico-finanziaria. Allora noi abbiamo l'assessore al bilancio del Comune di Roma, Andrea Mazzillo. Assessore, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, io gliela faccio diretta la domanda perché ho sentito parlare di... Lei ha fatto in un'intervista, ha parlato di sospetta, bocciatura. Anche oggi i giornali dicono ma c'è qualcosa forse di più profondo sotto. Cioè, pensate che ci sia stata una sorta di complotto nella bocciatura di questo bilancio? No. Pensare di complotto mi sembra veramente una parola forte. No. Il concetto è stato semplicemente questo. Abbiamo lavorato profondamente con tutti gli uffici sia della ragioneria e con tutti i dipartimenti, perché penso che tutti voi sappiate che un bilancio di una città grande e complessa come Roma prevede un'interlocuzione fortissima con tutte le strutture dipartimentali. Parliamo di oltre 30 strutture, di 500 punti di acquisizione, e quindi cominciare a ragionare in termini di bisogno di liquidità e quindi anche di risorse, di impegni da dover attivare nel corso del prossimo triennio richiede un lavoro, uno sforzo incredibile. Questo lavoro è stato fatto da tutti quanti gli uffici e il traguardo era il 15 novembre. Certo. 15 novembre che è data appunto entro la quale va rispettata la presentazione dello schema di bilancio che è stato adottato in giunta. Abbiamo fatto, penso, un lavoro egregio. Ecco, e vedere però poi... all'OREF non sono d'accordo, evidentemente. No, in realtà non è neanche così, perché quando poi io ho avuto la possibilità di parlare con il collegio dei revisori, ho chiesto chiaramente a loro qual era il motivo per il quale... Qual era stato... In realtà, le dico, se le ragioni sono quelle indicate nel parere, a questo punto mi chiedo effettivamente... a chi compete decidere se gli spazi finanziari sono adeguati o meno, dato che per Roma Capitale esiste una privativa di legge. Sostanzialmente Roma negozia direttamente col MEF quelli che sono i spazi finanziari, ed è questa la ragione per la quale i revisori hanno ritenuto non congrue, diciamo, quelle che erano le previsioni o quelli che potevano essere i rischi potenziali, perché sono andati non a indicare quella che doveva essere l'eventuale criticità contingente di Roma, ma una potenziale criticità che avrebbe poi influito semplicemente sui saldi finanziari, non tanto sulla capacità dell'ente oltretutto di onorare eventuali possibili contenziosi o comunque potenziali criticità. Ma, per esempio, mi pare di aver capito che c'è una sovrastima delle entrate, questa è una accusa. No, assolutamente, allora no. Le entrate, no, da parte dell'OREF come accusa. Beh, guardi, è strano perché in realtà l'OREF dice questo, ma poi dice nello stesso momento che il fondo crediti dubbi esigibilità, che quindi il fondo che viene alimentato proprio per queste voci, dice che è congruo. Quindi assolutamente, secondo me c'è stata più che altro, da questo punto di vista io credo che non abbiano responsabilità i revisori, sicuramente hanno trovato un bilancio costruito esattamente secondo quelle che sono le esigenze e le previsioni prudenti di un'amministrazione rispetto al passato, quindi siamo stati molto attenti, gli uffici hanno valutato attentamente quelle che potevano essere potenzialità dentate. Le faccio un esempio. Sull'altro anno si era pensato che il giubileo avrebbe portato oltre 110 milioni di euro. Sì. Se siamo, non credo che ci siamo, ma se siamo nei limiti di quelle che erano le precedenti previsioni per gli anni che ci hanno, diciamo, che abbiamo superato, effettivamente tale previsione è ampiamente inferiore. Ecco. E allora direi che eventualmente se qualche previsione c'è stata in aumento, c'è stata sicuramente sugli anni precedenti. Mi scusi assessore, posso dire, io le 46 pagine dell'OREF le ho lette e ne ho anche scritto sul Messaggero. Allora, io premesso, mi ha colpito personalmente, per primo lo dico come osservatore, quindi non c'è nessuna cosa politica, questa volta il modo in cui l'OREF prende alla lettera e sul serio il suo compito, e per quello che mi riguarda, siccome io sono attento alla finanza pubblica, applaudo. Però in diversi passaggi l'OREF contesta non tanto la raffigurazione contabile che avete fatto, quanto il fatto che non ci siano misure necessarie proprio ad affrontare le criticità in arrivo. Cioè, per esempio, dice: è noto oramai da anni che Roma ha perso la capacità di portare a casa le entrate proprie, quelle che diventavano semplicemente delle poste in bilancio non riscosse, che di anno in anno, ma non si può più fare per la riforma del bilancio,
erano residui attivi, cioè la capacità di incassare le imposte di competenza, i canoni, le tariffe, eccetera, eccetera. E di questa cosa ci sarebbe dannatamente bisogno, perché c'è bisogno di più entrate proprie, senza dover deliberare imposte nuove, ma non si riesce a incassare quelle vecchie. E qui noi non vediamo, faccio un esempio, la capacità, questo scrivono, di fare un passo avanti, uno, due. Poi ci sono gli impegni da onorare a seguito dell'aiuto che venne a Marino, perché ricordiamo che Marino anche lui al primo bilancio toppò, senza aiuto del governo non riuscì a portarlo a casa, però lì significa che ci sono i 200 milioni di rata annuale del primo Salvarome da pagare, ma ci sono gli impegni nuovi di riduzione del deficit, e qui noi per il momento non vediamo ancora misure strutturali. Io non voglio annoiare gli ascoltatori, ma sono tutte criticità che l'OREF vede. E arriva poi al punto sollevato dal ragioniere generale, che si è dimesso dopo che si è formata la giunta Raggi, perché anche nelle municipalizzate, cioè nella holding che le controlla, ci sono criticità che possono arrivare, disse il ragioniere generale, fino a 1 miliardo di euro nel prossimo anno. L'OREF mette insieme tutto questo e dice: nella vostra proposta noi non vediamo questo, quindi significa che il 2017 può portare a una serie di violazioni e di esplosioni. A me non sembra che sia una maniera sbagliata di condurre il proprio mandato. Il problema è che mi rendo conto della difficoltà. Lei dice abbiamo pochi margini. Sì, ma queste cose altrimenti esplodono. Voi le avete trovate in eredità. Il disastro è che bisognava saperlo e che bisogna avere delle risposte per ciascuna di queste cose. O pensa che la maniera di guardare le criticità sia un fuoriseminato per quelli dell'ora? Guardi, la ringrazio per questa domanda, effettivamente è abbastanza articolata. Diciamo una cosa, innanzitutto ricordiamo che Roma vive una situazione abbastanza anomala, perché lei sa che nel 2008 è stato preso il debito di Roma e è stato messo direttamente in gestione allo Stato, quindi tramite un commissario straordinario governativo. Quindi già e lei sa che per gli altri comuni questo è un bel regalo a Roma, scusi, è chiusa parentesi. Perché questo... I romani però contribuiscono assolutamente con le loro tasse, sì. Oltre 200 milioni, quindi diciamo per un buco che riguarda, diciamo, amministrazioni che hanno sicuramente avuto, diciamo, la mano molto libera, ecco, da questo punto di vista. Non c'è dubbio. Guardi, le dico, allora, per quanto riguarda le eventuali criticità che vengono rilevate dall'OREF in merito alle passività potenziali, sì. Tali passività, come lei giustamente ha ricordato, sono passività che ormai sono endemiche di questa amministrazione. Quindi c'erano sia con Marino, ma c'erano anche con Tronca e c'erano anche con gli altri, con Alemano. Bisogna risolverle, questo è punto. Sì, vanno risolte, però non possono essere quelle le ragioni per le quali si dice che il bilancio previsionale di Roma Capitale non sia assolutamente, non possa avere un parere favorevole, altrimenti anche l'assestamento di luglio avrebbe avuto le stesse criticità che lei sta dicendo. Ecco, quindi io mi chiedo, allora, qual è la prospettiva? La prospettiva, giustamente lei me la sta chiedendo, io le rispondo, la prospettiva è innanzitutto una legge, che è quella alla Madia, che è appena entrata in vigore, che prevede degli impegni che sono oltretutto sanciti dalla norma, in cui tutte le amministrazioni locali si devono confrontare, e quindi abbiamo come threshold, no, come soglia, il 31 marzo del prossimo anno, nella quale appunto l'amministrazione è chiamata a dare un'idea di quello che dovrebbe essere il quadro generale di organizzazione di tutte le partecipate. Roma Capitale ha partecipate, è vero che hanno degli sbilanci molto forti, ma hanno anche una redditività molto alta, pensiamo ad esempio ad Acea. Quindi io ritengo che nel momento in cui si fa un ragionamento generale, facciamolo non soltanto sulle partite correlate, ma anche quelle che sono le potenzialità delle imprese. E su questo l'OREF non mi sembra che abbia dato alcun tipo di valutazione. Probabilmente per il prossimo anno Acerie si riesce a staccare un dividendo di oltre 70-80 milioni di euro. Quindi, sinceramente, in tutta questa operazione Roma sta facendo uno sforzo incredibile. Questa amministrazione è ancora di più, cercando di portare un bilancio in approvazione entro il 31 dicembre. Purtroppo questo non è stato possibile, sono state sollevate criticità che erano già presenti. Però lei pensa ce la farete per il termine di legge 28 febbraio? Ma guardi, assolutamente, il bilancio è quello che noi abbiamo presentato. Infatti lei stesso confermava che l'OREF non ha alcun, diciamo, non ha sollevato alcuna criticità in merito alla sostenibilità del bilancio per quanto riguarda la parte corrente, neanche per la parte degli investimenti. Però, assessore Mazzillo, mi scusi, perché il suo collega Berdini ha lanciato questo allarme ieri, ha detto: o lo Stato ci dà i soldi per la manutenzione straordinaria della metro A e B, oppure già in primavera rischiamo la chiusura. E lei conferma? Allora le spiego. Il ragionamento dell'assessore Berdini, del collega, è legato più che altro a quello che è ormai
diciamo un intervento che il governo ha reso disponibile per tutti i comuni, parliamo dei patti per le città. Sì. Quindi su questo giustamente il collega Berdini dice questa è una città che ormai per diversi anni non ha avuto alcun tipo di manutenzione, si è completamente persa questa invece buona prassi, che è quella di mantenere in buono stato tutta quella che è la rete infrastrutturale della città. Questo non è avvenuto. Chiaramente lei sa meglio di me qual è la percentuale di gradimento delle strade. Se io faccio manutenzione continua e costante, la strada rimane integra. Se comincio a non fare più manutenzione, a un certo punto arriva un piccolo incaduto. Quindi servono dei soldi, questo patto per Roma servirebbe? Beh, diciamo che sicuramente non è tanto una questione di soldi, perché probabilmente l'amministrazione ha una sua solvibilità anche abbastanza ampia. Il problema riguarda quello che i collegi dei revisori hanno detto, cioè gli spazi finanziari. Ho la possibilità di spendere questi soldi? Per fare un esempio, per quanto riguarda il ferro, prima nel famoso ex patto di stabilità interna non venivano considerate quelle che erano le spese per il ferro, quindi per tutto ciò che poteva andare a portare un beneficio nella viabilità della città. Adesso questa previsione non c'è più, e quindi chiaramente dobbiamo integrare all'interno di quelle che sono le previsioni di spesa per investimento anche questo tipo di costo. Non ho capito se chiedete qualcosa allo Stato centrale. Noi chiediamo allo Stato semplicemente di supportare un piano di investimenti importante per la città che possa portare da qui a poco tempo veramente un cambio di passo anche nella vivibilità dei cittadini romani. Nel frattempo, assessore, manco il Capodanno, mamma mia, si riesce a trovare lo sponsor, ma non si riesce neanche a fare i soldi. Ma guardi, secondo me la città deve rinascere, ma deve rinascere dai romani stessi. Cominciamo a riappropriarci la nostra città e a crederci profondamente. Questo è il passaggio che noi abbiamo fatto e l'abbiamo provato a fare con questo bilancio. Sì. Lo ripresenteremo. Ripresenteremo chiaramente le integrazioni chieste dai revisori. Come dice lei, effettivamente le considerazioni sono tutte considerazioni plausibili e anche ben articolate, ma non possono essere addebitate a questa amministrazione. Senta, noi stiamo lavorando, stiamo internalizzando la Tari, stiamo cercando di lavorare anche sui nuovi regolamenti per le concessioni per avere veramente una disponibilità di risorse aggiuntive e integrative. Lavoreremo sulle banche dati. Stiamo lavorando per l'integrazione delle stesse. Assessore, senta, al di là di tante cose tecniche, io le faccio un'ultima domanda che, per così dire, di temperatura politica. Chiedo a lei personalmente, non ci risponda non diplomaticamente, lo capisco che uno deve essere diplomatico quando ha una responsabilità così delicata, però sì o no? Cioè, siete lei e i suoi colleghi, in questi due ultimi giorni, siete consapevoli che quello che fino a questo momento si è visto da parte della Giunta produce quello che si vede nei sondaggi, cioè che state portando una delusione alla vostra base, ai vostri elettori, sì o no? Guardi, io credo che semplicemente il problema vero di questa amministrazione sia che non riusciamo a comunicare esattamente tutto il lavoro che stiamo facendo. Credo che sia questo il vero problema, perché in realtà la città la stiamo cominciando a sentire, ma stiamo anche cominciando a lavorarci profondamente dentro. Le assicuro che, come lei ben sa, per fare una gara, per impegnare soldi che non sono i nostri ma che sono quelli dei cittadini, bisogna seguire le norme. No, le norme sono comunque richiedono comunque un impegno anche nella costruzione di gare, nel trovare anche soggetti che abbiano voglia di investire nella città, a cominciare gli stessi lavoratori. Ecco, quindi è un lavoro importante, lo stiamo portando avanti. C'è un problema di comunicazione, soprattutto. Però secondo me è un problema di comunicazione. E lei credo che in una prima intervista disse: faccio l'assessore a bilancio anche perché chi lo farebbe? Sono l'unico a poter fare l'unico pazzo forse. Beh, perché c'è stata Minenna di Dominici, eccetera. No, diciamo che non era tanto quello il discorso. La logica che si era portata avanti fino a quel momento era quella di cercare delle figure che avessero una caratura anche a livello diciamo pubblico, conosciute, eccetera. E ovviamente io avevo già lavorato e avevo anche seguito molto bene quella che era la contabilità economica patrimoniale di Roma Capitale, quindi conoscevo tutte le varie magagne, avendo lavorato anche nella commissione. Però non era famoso, diciamo, non era un nome. Diciamo, per me la cosa importante adesso veramente è costruire una proposta programmatica per il prossimo triennio che abbia valore, che crei valore a tutti, soprattutto ai nostri cittadini e alle imprese che si aspettano, diciamo, uno scatto di reni. Anche assessore, non devo ricordarle io che la politica purtroppo non aspetta molto tempo. Quando si danno un'impressione di questo tipo bisogna accelerare. Però, insomma, auguri, buon lavoro. Buon lavoro, ovviamente. Grazie, assessore al bilancio di Roma, Andrea Mazzillo. Grazie per essere stato con noi. Allora andiamo.